Ciao amiche e amici della vostra Gerda Luna, tornano i video in pigiama con la nuova. Allora, vi confermo questo che dovreste averla vista se avete visto i video passati. L'ho presa su Amazon ed è una vestaglietta. Non è di gran qualità, però così per permettere di lavare l'altra che ho verde, poi questa è la solita felpa, purtroppo si è fatta una macchia che non va più via. Vabbè. Il rossetto è Mama Not di Clio, che mi sembrava stesse bene con la felpa. Niente, amiche e amici, il tema che volevo trattare oggi con voi, nuovo quadernetto per gli appunti dei video. Questo è un vecchio quadernetto che davano con l'Occitan, se tu compravi dei prodotti c'era dentro questo quadernetto, che ha anche tanto di segnalibro incorporato e le pagine così sono a rigone grosse. E l'autrice, l'illustratrice è Charlotte Gaston pour l'Occitane en Provence e si vedono due donne piene di borse da shopping o pacchettini con tutte decorazioni natalizie sullo sfondo, eccetera, eccetera. Mi sembrava, ma io questo ce l'ho da anni, perché poi raccolgo spesso e volentieri quaderni, quadernini, eccetera. E poi quando finisco quello che ho in uso, scusate me, aspettate un attimo che vengo un po' più vicina, ecco. E mi sistemo il cuscino dietro la schiena, così dovrebbe andare abbastanza bene. Mettiamo, ecco, così, che dite? Allora, il tema, dicevo, che volevo trattare con voi oggi era la creatività. Che impatto ha nella mia vita la creatività? Il che non vuol dire essere creativi, non vuol dire essere bravi, intendiamoci, no? Ma esprimere dei contenuti propri oppure usufruire di contenuti altrui, che siano contenuti, come dire, frutto di creatività, quindi leggere libri, vedere un film, vedere le serie TV, secondo me è comunque un'attività di fruizione della creatività altrui. Noi, vedendo questi prodotti della creatività altrui, secondo me ne assorbiamo delle parti, degli elementi che vengono poi a far parte del nostro bagaglio creativo. Quindi quando noi poi a nostra volta esprimeremo un contenuto creativo, o scrivendo, disegnando, recitando, insomma, danzando, leggendo e quant'altro, scrivendo, possiamo, diciamo, nel nostro bagaglio creativo ci sono anche queste cose. Non so se mi sono spiegata. Non sono un'esperta, sono un po' ragionamenti che sto facendo con voi. E allora ho pensato, perché non raccontare la mia giornata tipo, che però ovviamente non vuol dire che tutti i giorni faccio le cose che adesso dico, no? Però un po' una ossatura della mia giornata che viene scandita da alcune attività che io cerco di fare per mantenermi attiva, per mantenermi creativa, cioè per mantenermi, come dire, ideatrice di qualcosa. Però proprio in rapporto all'attività creativa. Allora, al mattino, diciamo, voi sapete che io ho avuto, in parte ho ancora problemi di sonno, che poi mi si sono un po' riacquisiti, andavano molto meglio anche grazie al cuscino di Sleep & Glow, a una ginnastica, diciamo, stretching che faccio, eccetera, eccetera. Ma è un pochino di nuovo riaffiorata perché appunto ho avuto questo tipo di influenza a dicembre che mi ha lasciato degli strascichi, tra cui dei dolori diffusi, soprattutto notturni, disturbi del sonno, insomma, qualche problemino c'è. Quindi può capitare che se per esempio io mi addormento, dormo un paio d'ore e poi mi sveglio, non riesco a riaddormentarmi. Quindi diciamo perdo delle ore di sonno, poi cerco di recuperarle nella primissima parte del mattino, ecco, di modo da non dormire fino a mezzogiorno, cerco di non farlo. Quindi la mia sveglia può essere in un orario normale oppure può essere tardi, tardi, perché magari devo recuperare delle ore di sonno che ho perso.
Questo naturalmente vi racconto una giornata tipo se non ci sono ovviamente appuntamenti o se non devo andare a fare il prelievo, se non devo andare a trovare qualcuno, eccetera, 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 dal parrucchiere e quant'altro. Quindi mi sveglio in un orario che è estremamente variabile e non è regolare. So che non va bene, ma per il momento è così. Prima cosa che faccio appena metto i piedini per terra, vabbè, vado in bagno, ma questo sembra abbastanza ovvio. E prendo subito dei farmaci che vanno presi a digiuno, e poi bisogna aspettare un po' prima di mangiare qualcosa. Quindi prendo subito i farmaci qui, altri farmaci li prendo alla sera prima di andare a letto. Per il resto prendo solo degli integratori che mi dà il medico. Poi, cosa che faccio immancabilmente, perché io non amo stare in casa in pigiama, così a meno che uno non stia bene, ma sbattersi tra il letto e la poltrona non mi piace, ma proprio per niente. Quindi, prima roba, mi lavo, mi vesto, mi sistemo e faccio colazione, che per me è il pasto migliore della giornata, il pasto fondamentale. Se vi interessa sapere cosa mangio a colazione, vi ho fatto un video apposta, e se volete vi posso mettere il link nell'info box. È il pasto che mi piace di più, ha una componente dolce, ma non uso lo zucchero. Naturalmente mangio anche carboidrati, insomma, quella colazione che vi ho fatto vedere. Di solito c'è sempre uno yogurt vegetale, c'è sempre della frutta frullata che mescolo, una punta di cucchiaino di cacao amaro in polvere e poi metto una banana affettata e questa è la mia colazione tipo. Poi posso aggiungere un biscotto, due biscotti secchi oppure una fetta di pane, o so, a seconda di come voglio fare e cerco di variare. Fatto questo, quindi lavata, vestita, fatta colazione. Di solito o mi rilasso, sempre ovviamente se non c'è da uscire, mi rilasso un attimo, oppure finisco di prepararmi e mi trucco, quindi faccio skincare e mi trucco, però più facilmente prima di questo faccio inglese e francese. Sapete che io faccio un corso online di inglese, che l'inglese non l'ho mai studiato a scuola, e di francese, che è un po' un ripasso perché io l'ho studiato a scuola, lo sapevo anche abbastanza benino, e quindi uso questa applicazione che si chiama Duolingo, ce ne sono tantissime, e poi sto facendo, quasi finito, perché è un volume che si fa una lezione al giorno, ogni lezione dura circa 2 minuti. Poi ci sono dei QR code per aiutarvi, eccetera, eccetera. Poi ci sono le soluzioni online. E sto facendo appunto il libro di Norma's Teaching. Sapete che è quella giovane, è insegnante di inglese italiana, ma che parla un inglese proprio che sembra madrelingua. Quindi faccio inglese, e poi francese su Duolingo, Norma's Teaching, no? E poi sto un po' sui social, guardo un po' le cose, poi finisco di prepararmi, quindi trucco e parrucco, e vado su Instagram, prima roba, comincio a pensare se c'è un video che voglio fare in giornata, sì, no, forse, vediamo, se ci sono delle collaborazioni, se c'è posta, guardo la mia posta, quella professionale. E poi diciamo, in questo secondo me c'è creatività. Io ho fatto una professione, ho esercitato e sono tuttora una professionista, una psicologa, ed è un lavoro molto creativo perché ogni paziente è diverso dall'altro e per ciascuno bisogna impostare un lavoro che non sarà mai identico a quello di un altro paziente. Quindi, oppure gestivo dei gruppi, facevo riunioni, curavo progetti, attuavo progetti, quindi c'era molta creatività, una componente a cui io non riesco a rinunciare. Non avrei mai potuto fare un lavoro ripetitivo, anche se a molti piace ed è legittimo,
un'amica che ha fatto tutta la sua vita un lavoro estremamente ripetitivo, e a lei la rilassava, metteva le cuffiette, sentiva la musica, faceva il suo lavoro tranquillo, ripetitivo. È possibile che magari al mattino, se sto solo, però se sto guardando una serie TV, me ne guardi una puntata, è possibile, se io ovviamente ho tempo. Se ci sono impegni, andare da qualche parte, andare a trovare qualcuno, ovviamente la giornata si modifica. E un altro spazio creativo poi per me avviene nel pomeriggio, nel senso che si pranza, dopo aver governato la cucina, fatto insomma qualche piccolo mestiere di casa, che però riservo di più al tardo pomeriggio sera, e di solito leggo, oppure curo un pochino i social, oppure giro un video. E questo, diciamo, si imposta così un po' al pomeriggio. Di solito un giretto, anche un giretto piccolino, cerco di farlo. Quando torno a casa faccio la ginnastica, come la chiamo io, praticamente faccio degli esercizi di stretching consigliatimi dall'osteopata per il mio problema di contratture. Ho una pedaliera, sapete quelle pedaliere che potete tenere, non è una cicletta, è un pezzo di cicletta che si fa da seduti. Faccio un quarto d'ora, 20 minuti di pedaliera, faccio il mio stretching prima e poi, come dire, magari faccio una lavatrice o stendo dei panni o li ritiro o li piego o li predispongo o quant'altro. Faccio qualche lavoro di casa e poi passo alla fase, diciamo, finale della mia giornata tipo, e che cioè è fare la doccia, mettersi un bel pigiama pulito e ok. Di solito mi strucco il viso, strucco shampoo, lo shampoo lo faccio al mattino, ogni 2-3 giorni. Poi invece lo struccaggio lo faccio di solito alla sera dopo cena, se ho tempo e se ho voglia lo faccio anche prima di cena. E dopo cena, quindi sistemata la cucina, ho fatto ancora qualche mestierino, è un mio spazietto di relax, mi guardo Un posto al sole, che è una soap opera che viene trasmessa dalla Rai, ma credo da 25 anni, non so, cose del genere. Mi vedo quindi questa puntata, che vedo da tantissimi anni, li seguo, seguo anche gli attori, le loro vicende anche personali. Dopodiché mi dedico qui alla lettura, no, poi mi dedico alla lettura, mi interrompo per magari per struccarmi, poi torno alla lettura e mi godo il libro che sto leggendo, è una cosa che mi rilassa tantissimo, mi riempie proprio il cuore, mi piace tantissimo. Cerco di non andare mai a letto tardi, perché sennò, diciamo, la sera... Mentre il mattino è un po' irregolare il risveglio, la sera l'addormentamento cerco di farlo sempre intorno alle stesse ore, proprio perché mi è stato consigliato dai medici di fare così, di dare al momento di coricarsi una certa regolarità, quindi qui non c'è creatività particolare, quindi leggo, poi mi interrompo per struccarmi, lavarmi, fare skin care, poi torno a leggere, poi mi interrompo per assumere i miei farmaci, e poi posso anche tornare a leggere. Raramente può essere che dopo cena guardo una puntata di una serie TV, ma è un evento più raro, e dopodiché vado a letto, magari leggo ancora qualche pagina di un libro e poi cerco di addormentarmi, insomma, e poi la notte va come va. Mi scuso per la mia voce, ma qui c'ho ancora sto raffreddore, sto cosa che non passerà mai. E così la mia giornata, che io non vorrei essere veramente fraintesa in questo video, non voglio dire che io creo chissà che contenuti, sono cose molto semplici, io posso leggere anche dei libri semplici, posso leggere anche dei mattoni, ma come dire, amo comunque dedicare quanto più possibile la mia giornata a qualche cosa che... come dire che resti come
cosa che ho fatto, magari anche con altre persone, ovviamente. Quindi qualcosa che resti, una traccia, ecco, una traccia che resti. Perché ci sono delle attività rutinarie e non creative, come fare i panni, eccetera, degnissime, per me a volte sono anche rilassanti, ma non sono creative perché si ripetono un po' uguali a se stesse. Ecco, mentre invece, dicevamo, secondo me, la lettura, la fruizione di film, eccetera, noi ci appaghiamo, ci beiamo della creatività altrui, oppure creiamo noi, nel senso piccoli contenuti sui social, oppure la scrittura. Una volta scrivevo molto di più, adesso meno, anche perché poi con questa cosa che adesso sì, si può usare la dettatura, eccetera, l'atto della scrittura mi risulta molto, molto stancante. Poi è una scrittura pessima, per cui mi piace comprare, avere, ormai non ne prendo più perché non ho una quantità più che sufficiente per tutta la vita, i quaderni, no? Ce ne sono di deliziosi, molto belli, eccetera. E però a sto punto li sto usando proprio per questo scopo qua, cioè ce n'ho di solito uno che può essere anche lo stesso dei video dove mi segno le visite mediche, cosa devo dire al medico, no? Mi porto dietro degli appuntini per essere sicura di sfruttare al meglio il tempo che il medico ti dedica. Comunque, amiche e amici, questo è un po' il discorso. È un video che ho un pochino improvvisato perché mi è venuta una specie di... Si è accesa una lampadina e ho cominciato a chiedermi che cos'è la creatività, cos'è la creatività per me, quanto c'entra nella mia vita. Ditemi la vostra, e può darsi che io abbia sbagliato proprio rotta o direzione, e ditemi quello che pensate nei commenti. La mia consueta raccomandazione, consiglio amichevole e affettuoso è di cercare di fare ciò che vi fa stare bene, che non danneggi gli altri, e vi auguro tanta serenità e naturalmente noi ci vediamo al prossimo video. Spero che prima o poi sta gola mi si sistemi perché forse dovrei andare al mare. Vabbè, alla prossima.